L'allarme lanciato dal Social District impegnato in un'operazione di tutela e bonifica del prezioso patrimonio cittadino. Vediamo il servizio di Ottavio Giordano. Il centro storico perde pezzi, a terra alcuni blocchi caduti dalla torre dell'orologio. Inagibile anche la scala utile per raggiungere Belvedere. Altri cedimenti sono stati scoperti da volontari del Social District Centro Storico durante le pulizie effettuate per riportare decor al cuore antico della città. Addirittura dalle mura dimenticate, sepolto dalle erbacce e da cumuli di immondizia, è rimesso un becchetello, uno strumento di difesa dagli attacchi medievali, come ci spiega il professore Goffredo Napolitano. È uscito fuori, grazie alla mia che si sono arrampicate a rischio loro, perché senza scale, il famoso beccadello. Che cos'è il beccadello? Queste sono l'ultimo residuo di mura di cinta longobarda del Pagus, che stava qua nel VII-VIII secolo. I beccadelli venivano messi attorno alle cinte murarie per evitare che gli assalitori poggiassero le lunghe scale. Ora, che succedeva? Nel momento in cui non potevano poggiare queste scale attorno a tutta la cinta muraria, erano costretti a concentrarsi sulle porte o sull'unica porta. Questo facilitava gli assedianti, perché gli assedianti, invece di disperdersi lungo tutte le mura, si concentravano, Ottavia, si concentravano tutto vicino alle porte e là li respingevano, perché erano in troppi rispetto a loro. Una storia dimenticata questa, professore. Voi chiedete a questo punto, dopo aver dimostrato che si può ripulire la zona, l'intervento, il sostegno da parte del comune? Il sostegno da parte del comune, ma soprattutto da parte della sovrintendenza, perché queste mura, come potete vedere, ultimo residuo della cinta muraria longobarda, sono con la bending, cioè stanno per cadere. Infatti, quando si sono arrampicati domenica, nel momento in cui stirpavano per liberare il beccadello, di fatto sono caduti dei pezzi di tufo. Ciò significa che tutto è l'ultimo residuo della presenza longobarda ad Avellino. La dobbiamo salvaguardare, ma soprattutto sto beccadello. Dove sta? In Campania, un altro testimonianza di ingegneria militare longobarda. In casa la sovrintendenza anche Luca Nacca, altro componente del Social District. Io vorrei delle domande in particolar modo alla sovrintendenza. Dove stavano quando si consumavano dei scempi urbanistici a questa città? Dove sono stati cancellati dei pezzi di storia di Avellino? Dov'è l'urbanistica ora, a parte il cantiere che sta sopra a via Seminario? E vorremmo sapere dalla sovrintendenza se i costi, i stipendi, dei dirigenti, dei funzionari sono proporzionati al lavoro che fanno, altrimenti è meglio fare dei tagli su questi costi e fare in modo che questi stipendi siano commisurati al lavoro che fanno. Per la tua casa, scegli il meglio.